Museo dei Riciclosauri presenta: come fa la natura a riciclare l'acqua? Ciao a tutti, buongiorno. Ciao. Benvenuti al nuovo video dei Riciclosauri. Oggi faremo un video che dimostra come funziona un filtro. Perché un filtro? Perché oggi vogliamo parlare di riciclo dell'acqua e del fatto che il riciclo non l'ha inventato l'uomo, l'ha inventato la natura. L'acqua che gira è sempre la stessa e che viene ripulita. L'acqua evapora dal mare, piove sui monti e il monte è costituito da vari strati di roccia. L'acqua filtra tra i vari strati fino a che non trova uno strato impermeabile e quindi non riesce più a filtrare ed esce fuori dal monte. E quelle sono le sorgenti. Ecco, oggi noi costruiremo una sorta di montagna in miniatura grazie all'uso di questa bottiglia di plastica. E adesso andiamo a vedere come funziona. Cominciamo con tagliare la bottiglia a metà. Ecco, tagliamo la bottiglia. Molto bene, ecco fatto. Adesso togliamo le forbici. Questo sarà il nostro filtro o monte in miniatura che lo metteremo sotto sopra all'interno della bottiglia e nella quale rovesceremo quest'acqua. Adesso è pulita, ma adesso andiamo a sporcarla. Vivian, per favore, sporca quest'acqua con un pochino di terra. Dai, dai, butta dentro, non aver timore, sporcala bene. Ovviamente in questo caso noi andiamo a sporcarla soltanto di terra e di foglie, in verità l'acqua che ha a che fare con l'essere umano si sporca anche di altre cose. Eseguiamo questa fase in super velocità perché ci vuole un pochino di tempo a prendere tutta la terra, tutte le foglie, ne stacchiamo più dalla pianta, le mettiamo tutte dentro e giriamo in modo tale da creare una specie di brodo schifoso che sarebbe l'acqua sporca o inquinata. Andiamo veloce così non sembra che stiamo qui a pettinare le bambole, ma che facciamo qualcosa e proseguiamo con il video non appena riusciremo a sporcare l'acqua. Direi che fa abbastanza schifo e quindi possiamo procedere. Ecco qua, fa veramente schifo. Va benissimo. Vedete? Questa è una bella acqua sporca. Cominciamo a preparare il nostro filtro. La prima cosa che ci serve è un batuffolo di cotone. Prendiamo il cotone e andiamo a posizionarlo proprio nel buco da dove usciva la bibita, proprio in fondo. E lo schiacciamo anche un po'. Ecco fatto. Poi cominciamo a metterci vari strati di ghiaia e sassolini. Partiamo prima dal carbone. Perché il carbone? Questo è il carbone della carbonella. È stato il 1° maggio da poco, noi abbiamo fatto un bel barbecue e prendiamo i pezzi di carbone e li mettiamo dentro. Carbone attivo, cioè carbone vegetale. Perché? Perché il carbone ha delle capacità, riesce a attrarre a sé alcune molecole tipo il cloro che si usa per disinfettare l'acqua, poi alla fine lo fanno passare attraverso il carbone perché il carbone pulisce l'acqua dal cloro disinfettata. Adesso andiamo a metterci diversi strati di graniglia. Partiamo con una graniglia molto sottile, ovviamente noi mettiamo negli strati bassi la graniglia più sottile e a salire metteremo sempre della graniglia e dei sassi di granulometria maggiore, cioè sempre più grandi. Perché? Perché quando butteremo sopra l'acqua, l'acqua passerà e lascerà dove ci sono i sassi grandi i pezzi più grandi di foglie e man mano che cola verso il basso gli strati di sabbia cattureranno le varie impurità e alla fine l'impurità più piccola sarà quella che sarà filtrata dall'ultimo strato in basso e poi sarà filtrata ulteriormente dal cotone dopo essere stata purificata dal carbone. Quindi andiamo a mettere dentro tutta la sabbia o piccola graniglia, schiacciamo un pochino, compattiamo. Ecco qua, costruiamo i vari strati con una granulometria sempre maggiore. L'acqua sporca, che contiene tutti i vari pezzettini di foglie e impurità, filtrerà attraverso gli strati e andrà giù verso il basso per merito della forza di gravità e giù in basso uscirà un'acqua che è stata appunto filtrata, un po' come succede anche con le mascherine, che servono a trattenere le impurità. Ecco, adesso andiamo a mettere dei sassolini più piccolini che ho trovato nel vialetto. Molto bene, andiamo a schiacciare un po'.
e per finire proprio i salsi più grandi, questi qua. Prego Vivian, butta dentro. Ecco qua, i salsi più grandi. Ancora un pochino di salsi. Molto bene. Abbiamo appena costruito un filtro. Andiamo a vedere se questo filtro riuscirà a pulire il nostro bicchiere di acqua zozza. Considerate che questo è una riproduzione di una montagna in miniatura. Adesso mettiamo il filtro in cima alla bottiglia e piano piano versiamo l'acqua zozza. Vedete come fa schifo e come è marrone e piena di robaccia all'inizio? Ecco, pian pianino l'acqua filtrerà verso il basso e le gocce che dovrebbero uscire sotto dovrebbero essere pulite, nonché anche purificate. Guardiamo un po' se è vero. Ovviamente ci vuole molta pazienza perché abbiamo preso poca acqua e gli abbiamo fatto un bel filtro denso, quindi con il tempo le goccioline di acqua scenderanno verso il basso. Insomma, andiamo veloce questa zona, man mano che si svuota riempiamo con altra acqua sporca. Intanto qui abbiamo fatto un bel macello, gli diamo una bella pulita, vero Vivian? Ok, guarda che macello, dai, diamo una pulita. Molto bene. Ecco qua, vedi come viene giù l'acqua? Dai, ancora un altro pochino. Vedete le goccioline come scendono? Guardate l'acqua nella bottiglia. Cioè, abbiamo mandato il filmato veloce anche per farvi vedere che noi non stiamo cambiando l'acqua nella bottiglia. Cioè, l'acqua che esce sotto è proprio acqua pulita. E col fatto che è passata attraverso il filtro di carbone è anche purificata. Ovviamente, se volete riprodurre questo esperimento a casa, non possiamo avere la certezza matematica che quella che sia uscita da sotto sia acqua pronta da bere, anche perché non abbiamo messo il cloro che l'ha disinfettata. Però il concetto è questo, a noi interessava farvi capire il concetto di come la natura si sia organizzata per riciclare e pulire l'acqua, che spesso e volentieri siamo noi esseri umani che andiamo a sporcare. Ecco, guardate bene, vedete? Un bicchiere di acqua trasparentissima. È incredibile, e non l'abbiamo sostituita, è proprio l'acqua che avevamo sporcato. E questo è come funziona il riciclo dell'acqua. Spero che il video vi sia piaciuto, se volete potete provare a rifarla a casa, è veramente economico e semplice. Ci vediamo la prossima volta con il prossimo laboratorio dei riciclosauri. Ciao a tutti! Ciao! Mettete un like e iscrivetevi al canale. Seguiteci sulla pagina Facebook dei riciclosauri. Ciao!